Allora, adesso, come già annunciato il Presidente, andrà appunto, vorremmo proiettare Resistenza nella linea negra, ma prima di parlare del film, vorrei dire che il film sarà presentato, un film fatto da un collettivo colombiano, sarà presentato da Marco Maria Gazzano, che è uno studioso di cinema e soprattutto di arti elettroniche ed è docente presso l'Università Roma 3 ed è stato uno dei componenti del gruppo di studio e di lavoro che ha organizzato dal 2017 tutte queste iniziative. Quindi adesso passo la parola a Gazzano. Grazie Paola Scarnati, grazie Vincenzo Vita, Aurora Palandrani, Milena e tutto l'archivio del Movimento Operaio Democratico per queste iniziative e anche per questa opportunità, perché presentiamo per la prima volta in Italia un film la cui copia originale con il minutaggio originale mi è stato consegnato in Colombia qualche anno fa dal Centro Attico dell'Università dei Gesuiti a Bogotà, che è una delle maggiori università latinoamericane, e il Centro Atico è un centro dedicato alla produzione cinematografica, al suono, allo studio sul suono e alle arti elettroniche. Questo venendo da un continente come l'Europa, in cui le arti elettroniche sono ancora poco conosciute, considerate un po' bizzarre, mi ha molto colpito. Questa grande università latinoamericana ha fornito i materiali tecnici a questa comunità, questa serie di comunità indigene che hanno prodotto tra il 2002 e il 2010 questa opera, che non ha un solo regista, per questo volevo introdurlo dicendovelo. Il regista è Armando Villafana Chaparro, ma è uno studioso che dice sono un indiano, un abitante di queste comunità. Ero stato minacciato di morte dai narcotrafficanti e dai guerriglieri. Per pagare il mio debito nei confronti della natura che mi ha salvato, ho deciso di realizzare questo documentario sulle nostre radici ancestrali. Noi questo documentario, questo film che dura 1 ora e mezza, lo vediamo in italiano integralmente, lo vediamo in italiano grazie alla traduzione di un architetto messicano, Manuel Eduardo Valiente Quevedo, che è dell'Università Autonoma dello Stato del Messico, che ha fatto con grande attenzione la trascrizione dei dialoghi, che sono in spagnolo ma anche in alcuni dialetti, lingue minori delle comunità indigene colombiane, e li ha tradotti in italiano inserendo i sottotitoli. Quest'opera in realtà la potete anche trovare su YouTube in spagnolo, in una versione molto ridotta, perché nel 2013 ha vinto a Parigi il premio come miglior film prodotto da comunità indigene nel mondo. In effetti, nell'opera si trovano molti riferimenti all'utilizzo delle nuove tecnologie, delle videocamere, della fotografia, del linguaggio del cinema all'interno, diciamo, nella difesa o nella spiegazione delle radici ancestrali delle comunità indigene, in questo caso colombiane, e il film è particolarmente importante anche per questo motivo, ma lo vedrete. Devo dire che l'unica edizione completa è questa che vedete oggi. Quello che va capito, piccole chiavi di lettura prima di iniziare l'audiovisione dell'opera, è che è un film di grande prodotto dalle comunità indigene. Le comunità indigene colombiane non hanno un nome, non sono i Navajo delle praterie o gli indiani del Canada, e neanche i Maya o gli Inca. Si chiamano in comunità indigene, non hanno un nome specifico. Queste comunità che hanno prodotto l'opera sono i Cogi, in particolare gli Arhuaco, ma sono nomi di piccoli gruppi, anche se importanti, e sono comunità, voi sapete dov'è la Colombia, è all'inizio del continente sudamericano, tra l'America centrale e il Perù.
È una terra di mezzo fondamentale perché non sono i Maya e non sono gli Inca, non sono i Maya che stavano in Messico e nell'America centrale, non sono gli Inca che stavano in Perù. Tra questi due grandi imperi, queste comunità da sempre hanno trovato l'oro nelle miniere che è servito alla forza delle comunità peruviane e messicane e che poi è stato rubato dai conquistadores. Troverete molti riferimenti alla parte mineraria della cultura indigena colombiana. Bisogna sapere che le comunità indigene colombiane esistono, sono forti, sono contemporanee, sono 180 comunità solo in Colombia, molto organizzate, rappresentate in Parlamento, difese dalla Costituzione colombiana, come identità culturale, linguistica e anche giuridica, perché i loro sacerdoti, che spesso vengono evocati nell'opera e che vedrete, i Mamos, sono un po' gli sciamani, i druidi nostri celtici, sono anche dei rappresentanti politici della comunità e come vedrete hanno un ruolo fondamentale anche in questa. Il rapporto con le culture non indigene, gli indigeni colombiani si considerano con molta serietà figli del sole e della terra e conservatori della terra, considerano, lo vedrete spesso nel film, i bianchi, i conquistadores o gli spagnoli, compresi i colombiani, figli della terra ma fratelli minori delle comunità indigene. Per cui loro sono i fratelli maggiori, i diretti discendenti della madre terra e per questo conservano nel 2020 la missione di conservarla, di preservarla e di mantenerla. E considerano un'occupazione non soltanto quella dei conquistadores o dei guerriglieri, dei narcotrafficanti o delle compagnie minerarie che stanno sfruttando la Colombia, ma anche l'invasione degli spagnoli all'interno del territorio, come un'invasione di un territorio che è quello raccontato nel film, la resistenza alla linea nera e la resistenza nella linea nera, cioè nel confine, la linea nera, al confine delle comunità. Confine geografico, ma anche spirituale delle comunità che hanno prodotto quest'opera. Ma la linea nera è anche la linea dell'oscurità, il rovescio della luce del sole, che è rappresentata dai gruppi armati con i quali, in maniera assolutamente non violenta, queste comunità, come vedrete, si confrontano e hanno il coraggio di farlo. Lo vediamo integralmente. Ringraziamo molto Manuel Valiente per l'ottima traduzione in italiano, ma queste piccole chiavi di lettura preliminari andavano effettivamente proposte. Buona audiovisione a tutti.